È Massimo Midiri, il rettore dell'Università di Palermo, che ha ribadito l'impegno ad assicurare sin dall'anno accademico 2022-2023 nuovi corsi di laurea a Caltanissetta in occasione dell'Open Day del Polo Universitario Nisseno. Proprio Midiri ha parlato di un prioritario potenziamento dei corsi di laurea, sottolineando la scelta per Caltanissetta della direzione verso le discipline che riguardano la salute e le biotecnologie, che saranno presto definite con il nuovo piano dell'offerta formativa che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo approverà a breve. Infine, il rettore ha sottolineato come la scelta di studiare a Caltanissetta sia un'opportunità, visto che si tratta di un polo che meglio si presta all'identificazione di una realtà di città universitaria. L'Università di Palermo si pone oggi come l'Università della Sicilia occidentale, in cui i poli didattici abbiano qualità di investimenti di pari livello rispetto alla sede palermitana. Ribadito il massimo impegno quindi da parte dell'Ateneo Palermitano nel mantenere a Caltanissetta la missione della formazione universitaria nell'ambito sanitario. Infine il rettore ha dichiarato di aver apprezzato l'impegno del Comune e del Consorzio Universitario Nisseno nel mettere a disposizione nuove sedi per ospitare i corsi in centro storico.